Quando qualche amico streamer passa a trovarmi in live e gli faccio uno shoutout, mi sento spesso dire: ma è fighissimo quello shoutout, come posso fare per averlo anch'io? Bene ragazzi, oggi svelerò l'arcano. Amiche e amici streamer, sono tornato e mi siete mancati veramente un botto. Oggi voglio parlarvi di due siti che offrono un sacco di risorse gratuite per migliorare le vostre live. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo che se avete domande su questo video o su uno qualsiasi degli argomenti che tratto sul mio canale, potete farmele qua sotto nei commenti o passare a trovarmi live su Twitch. Link e orari in descrizione. Se anche voi come me siete sempre alla ricerca di qualche chicca per migliorare le vostre live, Scene.gg potrebbe essere il sito che fa per voi. Offre infatti moltissime funzionalità, ma oggi mi concentrerò principalmente sui widget. Andate quindi su Scene.gg e create il vostro account. Per farlo vi basta cliccare su Sign Up e sulla nuova finestra che va ad aprirsi inserire uno username, la vostra mail sulla quale riceverete la mail di verifica e la vostra password. Una volta fatto questo, fate il login ed iniziate ad inserire i vostri dati. La prima cosa da fare è collegare l'account Twitch, quindi clicco su Login Twitch, autorizzo e il mio account Twitch è automaticamente collegato a Scene.gg. Scorro poi sotto dove vado ad inserire tutti i miei social che verranno poi utilizzati nel Social Rotator Widget. Fatto questo, posso salvare e andare a cliccare sul pannello Widget. Come potete notare ci sono moltissimi widget, ma io voglio soffermarmi sui 5 che reputo i migliori. Se mi seguite su Twitch avrete notato che nella mia scena di Be Right Back lo sfondo della chat è l'immagine della categoria Just Chatting. Per fare questo ho utilizzato il widget Game Cover Art. Una volta importato su OBS, questo va infatti in tempo reale a modificare quell'immagine in base alla categoria che state streamando. Se infatti ora vado in chat e faccio un comando set game Sea of Thieves, vedrete che nel giro di qualche secondo quell'immagine diventerà la locandina di Sea of Thieves. Eccola infatti. Un altro widget che spesso utilizzo per promuovere le live importanti del mio canale è il timer, che ora vedete sullo schermo in basso a destra. Il timer può essere settato in due modi: o sulla modalità data, come avete visto settato il mio. Per settarlo in questo modo non devo far altro che inserire la data e l'ora in cui voglio che scada, oppure può essere utilizzato in modalità duration, come ad esempio countdown per il live starting, quindi io setto magari 10 minuti e avrò un conto alla rovescia di 10 minuti. Veniamo ora al widget polls, cioè sondaggi, un widget che vi permetterà di vedere a schermo l'andamento e il risultato dei sondaggi che fate con la vostra chat. Come potete notare, la domanda viene subito visualizzata, così come il tempo rimanente per votare, ma le opzioni verranno visualizzate solo nel momento in cui verrà effettuato il primo voto. Rimarrà tutto a schermo con il numero di voti totali e la suddivisione dei voti per le varie opzioni fino a quando il sondaggio non verrà terminato o non finirà il suo tempo. Ora vado a terminarlo per farvi vedere com'è la parte finale. E una volta terminato il sondaggio verrà visualizzata solo ed esclusivamente l'opzione vincente con il numero di voti che le hanno permesso di vincere. Un altro widget che potrebbe essere molto utile soprattutto per una scena di BRB è il Random Channel Clips, che va a prendere clip a random dal nostro canale Twitch. Ci dà inoltre molte opzioni, come ad esempio lo scegliere solamente clip prima di una determinata data o dopo una determinata data, la possibilità di ignorare clip che sono sotto a un certo numero di visualizzazioni e che quindi magari non sono piaciute alla nostra community. Possiamo scegliere qual è il volume delle clip, limitare le clip al gioco che stiamo facendo, in modo che se sto giocando Warzone la mia community possa vedere clip relative appunto a Warzone. Mostrare i dettagli della clip, che dovrebbero essere, se non ricordo male, la durata e il titolo della clip e cose di questo tipo, e infine mostrare una barra di progressione come nei video di YouTube, una barra di progressione che fa capire quando la clip sta per finire. Va però detto che Random Channel Clips potrà scegliere non tra tutte le clip che ci sono nel vostro canale, ma solo tra 75 di queste clip che andrà a scegliere lui. Questo perché Scene.gg
offre una parte di servizio gratuita e una parte a pagamento al costo di $5 al mese. Nel caso di un abbonamento di questo tipo, questo limite viene portato da 75, se non sbaglio, a 300 o 500, una cosa di questo tipo. Rimuovere il watermark dallo schermo è una delle funzioni che fa parte dell'abbonamento di €4,99 di cui vi parlavo prima. Ho lasciato per ultimo il mio widget preferito, cioè Socials Bar, quello che vi permetterà di mostrare un rotator con tutti i vostri social all'interno delle vostre live. Io preferisco dei due stili che posso utilizzare in maniera gratuita, il Simple, che è quello che potete vedere nelle mie live di Twitch. Quindi, settate su Simple, se volete mostrare anche il vostro canale Twitch, perché magari poi potete fare un re-up delle vostre live su YouTube, selezionate On su Include Twitch Channel e selezionate ogni quanti minuti volete che il pop-up compaia. Potete andare da sempre acceso fino a ogni ora. Io lo tengo personalmente a 3 minuti. Una volta fatto questo, salvate, copiate il link, in modo che adesso vi mostro anche l'altro modo, il migliore secondo me per importare il widget all'interno di OBS. Copiate quindi il link, andate su OBS, aggiungete una nuova fonte browser, io la chiamerò socials.gg. Incollate l'URL, selezionate 1920x1080 e una volta fatto questo vedrete comparire i social in rotazione. Se importate manualmente i widget di scene.gg, ricordatevi di mettere sempre 1920x1080 e di andare poi eventualmente a croppare per raggiungere le dimensioni di cui avete bisogno. Il secondo sito di cui voglio parlarvi è pixelchat.tv, che proprio come scene.gg vi offre una serie di funzioni gratuite e una serie di funzioni con un abbonamento da $4,99 al mese. Sebbene al momento da questo sito utilizzi un solo widget, credo che ne abbia un altro paio che sono degni di essere nominati. Quando qualche amico streamer passa a trovarmi in live e gli faccio uno shoutout, mi sento spesso dire: ma è fighissimo quello shoutout, come posso fare per averlo anch'io? Bene ragazzi, oggi svelerò l'arcano, si può fare tramite Pixel Chat. Andate quindi su Pixel Chat, cliccate su login, fate il login tramite Twitch, vi chiederà di autorizzare Pixel Chat ad interagire con Twitch, potete dargli l'ok senza nessun problema perché è totalmente sicuro. Una volta entrati, cliccate su Overlays e Create New Overlay per poi selezionare Shoutout. Io non vado a farlo adesso, per quanto posso aggiungere un numero di widget infinito se voglio, non lo faccio perché ho già il mio settato e non andrò neanche a entrare nel dettaglio di ogni singolo settaggio perché sono tantissimi e sono estremamente intuitivi. Quello che però voglio consigliarvi è di attivare lo show random clip in questo punto, perché è la parte figa di questo shoutout, e in fondo selezionate mute clip per evitare che l'audio della clip possa sovrapporsi al vostro parlato o che magari nella clip venga detto qualcosa che non volete che sia detto anche nella vostra live. Ultima cosa che ci tengo a dirvi è che nel settaggio del font face, cioè del font che viene utilizzato nel widget, potrete scegliere un numero limitato di font, a meno che non decidiate di fare l'abbonamento, come dicevo prima, a $4,99 al mese, e a quel punto potrete uploadare il font che più vi piace. Un altro widget che ho utilizzato moltissimo e per moltissimo tempo è il Now Playing, cioè il widget che ci permette ogni volta che parte una nuova canzone in sottofondo di visualizzarne il titolo e la copertina dell'album. Il widget può essere settato con tre diverse dimensioni, che sono la minimal, che è questa qui che io ho adorato quando l'hanno aggiunta, la small, che ha la copertina un pochino più grande, fino alla large, che è proprio un blocco unico. Questo è un widget animato molto bene, è esteticamente molto gradevole, va bene sia per chi ha una grafica minimal che per chi ha una grafica un pochino più complessa. Può essere utilizzato sia con Spotify che con Apple Music attraverso Last FM oppure anche con Prezzer Rocks. In fondo al widget potete trovare un tutorial su come andare a fare tutto il settaggio.
Se siete in difficoltà e volete che io faccia un video dedicato a questo widget, basta che me lo scrivete qui sotto nei commenti, oppure magari passate a trovarmi su Discord o in live, me lo chiedete, sarò ben contento di farlo per voi. L'ultimo widget di cui voglio parlarvi è il widget per la chat. Anche in questo caso non entrerò nel dettaglio di ogni singolo settaggio perché sono estremamente intuitivi, ma soprattutto c'è una funzione che è il toggle preview mode che vi permette di vedere in tempo reale, in base ai settaggi che state impostando, qual è il look finale della vostra chat. Una cosa che amo di questa chat è il fatto che ci siano gli avatar degli utenti che stanno scrivendo, cosa che in molte chat in realtà non c'è. Vi faccio però vedere come importare i widget di Pixel Chat all'interno di OBS. Cliccate sul menu Overlays e su ogni overlay trovate un bottoncino con il label Copy Link. Cliccatelo, Pixel Chat vi mostrerà che l'URL è stato effettivamente copiato. Andate su OBS, aggiungete una fonte browser, in questo caso la chiamerò ovviamente Chat, inserisco l'URL che ho copiato e per tutti i widget come il Now Playing o lo Shoutout andrò a impostare 1920x1080. Per la chat andrò a impostare esattamente la dimensione di cui ho bisogno, perché questo widget si ridimensiona in modo dinamico in base alla dimensione che date alla fonte browser. Quindi se do 800x600 la chat comparirà con questa larghezza, ma se vado a cambiare la larghezza della chat della fonte browser, automaticamente il widget si ridimensiona per far comparire tutto nel modo giusto. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile in qualche modo, e se è così non dimenticate di lasciare un like. Se volete rimanere sempre in contatto con tutte le ultime uscite, non dovete far altro che iscrivervi al canale e attivare la campanella. E come sempre ricordate che il nostro limite è solo la nostra fantasia.